Sì, grazie Presidente. Allora intervengo su questo emendamento, in realtà intervengo specificatamente sul 14.2 a firma dell'assessore Sartore. Allora vedete, su questo emendamento finanziario è un emendamento molto, molto particolare e spiego il perché. Nel dicembre del 2019 con la legge di stabilità abbiamo approvato il reddito di cittadinanza. Questo reddito prevedeva una copertura finanziaria, quindi specificatamente per il reddito di cittadinanza, di 550.000 euro per il 2020, 550.000 euro per il 2021, 300.000 euro per il 2022. Ora il 2020 è passato, ci sono state altre esigenze, sappiamo tutto, e quindi diciamo così, il 2020 lo abbiamo, tra virgolette, accantonato. Questa legge agisce sul 2021 e 2022 in attesa del triennale che faremo a dicembre, e che cosa fa con questo emendamento la Giunta? Prende quei fondi che erano destinati unicamente a un principio, che era il principio del reddito di residenza, che viene trasferito anche in questa legge, quindi, ma con quegli stessi soldi ci finanzia tutta la legge, cioè distoglie la finalità con cui a dicembre il Consiglio regionale aveva determinato una certa cifra per un determinato scopo. Ora, di quel determinato scopo, cioè di 1.400.000 euro di quello scopo, solo 400 sul biennale vanno a finanziare lo stesso principio, l'altro milione serve a finanziare il resto della legge. Allora, questo è un principio che non possiamo, io almeno, guardate, non lo faccio perché devo rivendicare paternità stupide, perché alla fine anche qui viene riportato lo stesso principio, non è questo il tema, ma se il tema è che con una legge di stabilità diciamo determinate cose, programmiamo determinate cose, chiediamo che venga posta attenzione su determinate cose, non si possono prendere quei fondi e sparpagliare su un'intera legge. Se non ci sono i fondi, diciamocelo. Se la Giunta non ci crede a questa legge, diciamocelo. Non è possibile però sentire sempre i pareri favorevoli, le lodi alla legge, e poi però quando c'è da fare il vero sforzo si fa il gioco delle tre carte, perché questo è un vero gioco delle tre carte, e si prende una determinata cifra pensata per un determinato scopo e si fa tutt'altro. No, non va bene, cara Giunta, non va bene. Perché se vogliamo far ridere tanti consiglieri con gli stessi soldi, non ci siamo. Se vogliamo pensare che con 100 lire facciamo felici tutto il mondo, non va bene. Se pensiamo che i soldi che abbiamo messo erano addirittura pochi all'epoca, non si può pensare che poi si distolgono e si spacchettano su 8 articoli invece che su un provvedimento solo. Non va bene. Quindi questo intervento non è tanto per dire che la legge non va bene o che i soldi sono i miei e non si toccano, non è assolutamente questo. Il discorso è che se ci si crede sopra un provvedimento, se si crede sopra determinate misure, poi non si fanno il gioco dei tre carte, perché il gioco delle tre carte funziona finché uno non legge le carte. Poi però qualcuno gli occhi sopra ce le mette, e siccome sono numeri e non so parole, mentre quelle parole posso aver capito male, quei numeri o capisci bene o non capisci, e purtroppo l'abbiamo capiti. E non va bene, cara Giunta, non va bene. Allora, se questi sono i principi con cui si finanziano le leggi, ce lo dite subito, e così adesso facciamo una revisione di tutto quello che non ci piace neanche a noi, e la copertura finanziaria la presentiamo in anticipo, cara Giunta. Non ce la facciamo fare dalla Giunta stessa, la facciamo noi. Adesso vado a cercare tutte le leggi che non mi piacciono e cambio finalità, perché così è stato, così sta accadendo. Allora, io non voglio dire che il parere del gruppo è contrario, perché sto intervenendo in dichiarazione di voto. Quindi la dichiarazione di voto del gruppo non può essere contrario a uno schema di provvedimento generale. Non posso dirlo. Ma posso esprimere tutta la mia veramente indignazione per questo fatto. Un fatto veramente che non trova veramente precedenti. Quindi il voto è favorevole, ma con indignazione, Presidente. Bene.